Presidente, la vedo sorridente, soddisfatto della prestazione. Della prestazione, sì, del risultato no. Sì, sono soddisfatto della prestazione perché è stata sicuramente positiva. Abbiamo peccato che ne so, di precisione, il loro portiere è stato un po' bravo e un po' fortunato, pertanto è un risultato che ci sta perché andare sotto è sempre un handicap, recuperare il risultato ti dà anche quella tensione che in qualche modo ostacola, diciamo, la razionalità, però voglio dire, credo che quantomeno meritato il pareggio, direi che secondo me ci stava anche la vittoria, però io penso che con prestazioni di questo tipo e con questo spirito penso che possiamo stare contenti. Ascolti del pubblico che mi dice, si aspettava più gente oggi. Mi aspettavo un po' più gente perché magari spinti un po' dalla curiosità, invece va bene, sarà per la prossima volta. Le passo l'auricolare, Giorgio, se hai domande. Sì, ne ho tantissime, Presidente. Ne ho, al Presidente io ho sempre tantissime domande. Al Presidente ho sempre tantissime domande. La prima, ovviamente, che mi piace moltissimo come risponde e il sorriso che ha. Era un periodo che era serio, adesso lo vedo sorridente. Il secondo, sei un po' bugiardo, Presidente, però questo lo dico. Perché in separata sede, quando ci siamo trovati io e te, mi hai fatto una tabella di quanti punti farà il Padova quest'anno. E alla prima casellina c'era un punto, quindi era quello che ti aspettavi, dunque è vero o no? Dunque, oggi mi avevi detto 4-5 giorni fa che alla prima giornata il Padova farà un punto, quindi sei un mago perché l'hai indovinato. Io avevo previsto il pareggio, però, vista la partita, magari era meglio se vincevamo, però siamo nella tabella di marcia. No, no, sicuramente sì, era perché ovviamente tutti, ovviamente il Padova meritava di vincere, poi alla fine anche rischiato, ovviamente i 3 punti facevano comodo a tutti, era perché in settimana ci siamo visti, mi hai detto i punti che sono molti, non lo dico, però hai detto alla prima il Padova pareggerà, e la prima cosa che ho pensato al termine di questa partita, guarda, te il Presidente Bergamini ha indovinato questo risultato. Al di là di tutto, contento di questa squadra, Bergamino, una squadra che ti dà garanzie, Presidente, per un futuro positivo per l'annata, o è troppo presto per poterlo dire? Ma io penso che la prima partita serve per sbloccare un pochettino la situazione che si trascinava da 2 mesi, diciamo, no? Perché è difficile continuare a lavorare senza giocare. Credo che siamo andati in campo con lo spirito e la determinazione giusta. Abbiamo subito un gol, un bel gol tra l'altro, che merita un applauso, diciamo, chi l'ha fatto. Però al di là di questo e al di là di un paio di ripartenze che abbiamo subito, credo che il pallino del gioco l'abbiamo tenuto noi, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista tecnico, credo che la partita l'abbiamo dominata. Poi sì, ci vuole anche quel pizzico di fortuna perché di occasioni da gol chiare e pulite le abbiamo avute. L'arbitro è stato bravo a non fischiarci un rigore, pertanto tutto va bene, dai. Tramonti. Ciao, sono Tramonti. Volevo chiederti una cosa, qui abbiamo parlato prima della partita per Chi è? l'abbonamento. Vai, Mi Tramonti, sta senti? No, perché ascoltando, sta. E per l'abbonamento, come mai ci sono 2 partite in meno sull'abbonamento? Non ho capito, sai. Come mai chiede Ci sono Tramonti, ci due sono partite. due Ci partite sono. in meno No, nell'abbonamento? no. No, no. Sì, ho capito. Ho capito, rispondo. Allora, ci sono 2 partite in meno perché quando noi abbiamo lanciato la campagna abbonamenti non si sapeva se i gironi erano a 20 o a 18. Pertanto abbiamo fatto 17 partite e le altre 2 che mancano, diciamo, le abbiamo proposte come ultima del girone di andata in casa e prima del girone di ritorno in casa, abbinate. Gli abbonati hanno diritto alle 2 partite pagandone una sola.